Bentornati amici, con un altro appuntamento di video horror del sabato. I filmati di oggi sono un po' più spaventosi dell'altra volta, quindi se hai problemi di cuore, ti sconsiglio di vedere questi video. Prima di cominciare però, come al solito, voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche, questo per non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Quest'uomo ha aperto un canale YouTube di nome Paranormal Security. L'uomo in questione di mestiere fa la guardia di sicurezza e durante un controllo notturno nota una macchina ferma sul bordo della strada. L'uomo si ferma e decide di andare a controllare. Mentre si sta avvicinando all'auto, nota una mano vicino al vetro della vettura. Pensando che ci fosse qualcuno dentro, l'uomo si avvicina al mezzo e scopre che dentro quell'auto non c'è nessuno. Ma allora di chi era quella mano? Una cosa è certa: se fosse stato solo frutto di suggestione, sulle immagini non dovrebbe risultare nulla, ma i filmati mostrano tutto il contrario. Una donna di nome Sabiel affermerebbe di essere perseguitata da un'entità maligna. La donna, disperata, non sapendo cosa fare, decide di cambiare appartamento, con la speranza che l'entità non la segua nella nuova casa. All'inizio non succede nulla, ma dopo un po' di tempo incominciano ad accadere cose molto strane. Una luce in una stanza incomincia ad accendersi e spegnersi da sola, cosa impossibile, anche perché la donna in quel momento era sola in casa. All'inizio la donna rimane lì, paralizzata, a guardare, ma poi si fa coraggio e decide di andare a controllare. La donna, non trovando nulla, decide di uscire fuori dalla stanza. E una volta fuori, nota uno dei lampadari che incomincia a dondolare da solo, come se qualcuno l'avesse toccato. Ciò significa che quell'entità maligna ha seguito la donna anche nella nuova casa. In questi casi si possono fare solo due cose: o cercare di capire cosa vuole quello spirito, o altrimenti fare un esorcismo nella propria casa per scacciare quell'entità maligna. Viaggiare a una certa ora di notte con la propria macchina non è mai una buona idea, anche perché a volte si possono fare incontri non proprio piacevoli, come nel caso di questi ragazzi che, mentre viaggiavano sulla loro auto, si ritrovano davanti questo strano essere. A prima vista l'essere sembra rimanere immobile sulla strada, ma dopo un po' l'essere sembra che voglia aggredire i ragazzi. Terrorizzati e impauriti, i giovani fanno retromarcia, cercando di uscire fuori da quella strada maledetta. Non so se questo filmato sia solo una montatura o sia reale. Una cosa è certa: che viaggiare di notte e incontrare una creatura del genere sulla strada terrorizzerebbe chiunque, anche l'uomo più coraggioso. Nel prossimo filmato, due esploratori del paranormale delle Filippine hanno sentito parlare di un edificio abbandonato in mezzo a una foresta.
secondo molti, quel posto sarebbe infestato da spiriti maligni. Sentendo ciò, i due decidono di andare sul luogo e investigare. I due indagatori cercano di richiamare l'attenzione degli spiriti, accendendo una candela, ma non succede nulla. I due uomini stanno per vivere l'esperienza più terrificante che anche il ghost hunter più coraggioso avrebbe paura di affrontare. Una strana sagoma, simile a un essere umano, viene ripresa mentre sale su un muro. Non credo che sia solo un fake, anche perché si può notare che i due sono veramente terrorizzati. Allo stesso tempo, sentono qualcuno battere sul soffitto. A quel punto, i due uomini decidono di non andarsene, ma fuggire via di corsa da quel posto. Questo video mette veramente i brividi. Se vi sareste trovate nella stessa situazione di questi due uomini, cosa avreste fatto? Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video nei commenti. Io vi aspetto la prossima settimana per un nuovo video. Mi raccomando, non mancate.